caso, Wood and Spice. Eccola qui ragazzi, finalmente sul canale, anzi bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video dedicato alla rasatura tradizionale. Oggi con questa crema, con questo sapone, con questa fragranza talmente richiesta che non saprei contare quante volte mi è stato chiesto di portare la Wood & Spice sul canale. Una fragranza speziata, una fragranza legnosa, ma anche, vogliamo, mentolata, tra le più amate per l'utilizzo invernale ed autunnale, veramente fra le più amate, fra le più utilizzate, fra le più richieste. Io sono riuscito a trovare la tipica confezione vintage di ProRaso nella collezione con prebarba, crema e balsamo dopo barba, nella, ecco qui, scatolina di latta. Non sono più riuscito a trovarla né su Amazon né sulla Rasoio Gurfella, quindi se c'è un altro store che la vende eventualmente me lo potete segnalare qui sotto nei commenti, in modo tale da lasciare un link in descrizione per tutti coloro che dovessero essere interessati. Io l'ho acquistata, se non ricordo male, proprio su Amazon al costo di poco meno di 40 euro, tipo 38 o 39 euro. Cosa troviamo, come vi dicevo, in confezione? Abbiamo la crema pre-rasatura, che chiaramente poi ragazzi eventualmente lasceremo... cioè vi lascio i link singoli, eh? Un tubettino da 100 ml, eccola qua, di crema da barba, eccola. Ragazzi, è inutile che vi dico che si sente già il profumo da qua, eh? Cioè dalla scatola già si sente il profumo fortissimo. Ed in più, vabbè, lo avete visto nelle pagine social, eh? Ve l'ho fatto vedere l'interno, è questo qui, ve l'ho fatto vedere su Instagram. Ricordo sempre di seguire le pagine social perché è lì che in anteprima vi mostro tutte le novità che porteremo sul canale, oltre che al gruppo Telegram, il gruppo Telegram dove tra amici insomma si scambiano tutte le opinioni, tutti i pareri e le proprie esperienze. Anche di quello trovate il link in descrizione, è chiaramente gratuito, basta che ci cliccate e vi aprirà Telegram e sarete già all'interno del nostro gruppo. Attualmente siamo circa 220 membri del gruppo Telegram, quindi ragazzi se volete unirvi siamo tutti lì. Balsamo aftershave, io lo adoro, per fortuna c'è il balsamo e non la colonia, perché se tanto mi dà tanto, così come mi avete detto che questa è una fragranza super intensa, preferisco il balsamo alla colonia. E visto che sono stracurioso, madonna che buona, wow ragazzi, questo è veramente wow come profumazione, effettivamente. Sono contento che me l'avete consigliata, sono contento di poterla provare. Anzi, io direi di iniziare subito con il pre-barba, visto che ce l'abbiamo, lo utilizziamo in questa, vedete, in questo barattolino diverso, no? Dalle nuove confezioni che vengono usate per ProRaso verde, bianca e rossa. Le linee speciali hanno sempre questo, vedete, con il tappino di latta. Questo è ancora più forte del balsamo, penso che si avvicini alla crema. Intanto tolgo la confezione, la tolgo di mezzo ragazzi, così non ci occupa spazio. Un secondo di pazienza. Allora, dicevamo, una fragranza legnosa, dei tratti speziati, no? Intanto aspettiamo anche il prebarba. Io vorrei prima sciacquare un secondo il viso con l'acqua calda. Fragranza legnosa, speziata, balsamica. Lo speziato dovrebbe derivare dall'utilizzo dello zafferano e del cumino, di questo dovrebbe essere lo speziato. Intanto accendiamo anche la seconda camera che ci può servire, mentre il legnoso dovrebbe venire dai legni nobili pregiati come il sandalo e l'altro legno. Ce l'ho segnato ragazzi perché altrimenti non me lo sarei ricordato mai, il cedro. Poi c'è il fondo persistente che è dato invece dalla vaniglia e dal gisto. Ok, quindi abbiamo un po' spiegato la fragranza, da dove può prevenire, con che, dove può, da dove è stata studiata, insomma, come è stata studiata, con quali elementi è stata ottenuta. Ecco, non mi veniva il termine, a volte ragazzi è normale, ci si impappina, ok, chiaro. Ok, molto molto forte. Allora, più che il legnoso, a me sale subito lo speziato, eh. Il prebarba è molto fresco e già ha riempito il mio piccolo bagno con questa fragranza fortissima, molto forte, molto pungente, eh. Molto 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 pungente. Potrebbe probabilmente dar fastidio. Siamo ai livelli come
Come intensità siamo ai livelli della Proraso Verde, ma tipo raddoppiata. Mazzotto è forte. Questo speziato è legnoso, è veramente fortissimo. Sale, sale, sale nel naso. Alla grande. Ok, direi che basta. Con il prebarba. Allora, abbiamo una barba duretta di pochi giorni, che veniva dall'utilizzo del Mac 3. Se non avete visto il video e siete curiosi, lo potete andare a recuperare. Il Mac 3 ci aveva dato una rasatura molto 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 profonda, un BBS eccellente, quindi la barba effettivamente è cresciuta con una velocità inferiore rispetto alle altre volte, perché veramente è stata super profonda. Madonna raga, è forte sta profumazione. E quindi, visto che abbiamo una barba corta, io vorrei continuare anche la prova del Roman Empire Cesar, il rasoietto super economico dal costo di circa 9 euro, dove ci danno anche le lamette, che avevamo però provato sulla barba di una settimana. Oggi lo vorrei invece provare con questa fantastica crema, fantastico sapone di Proraso, su una barba più corta, anche per vedere se effettivamente questo Cesar si riuscirà a farsi valere anche su questo tipo di barba. Eccola qua la confezione, per coloro che dovessero averla persa, una confezione molto carina, molto elegante. All'interno, infatti, ecco qua, nella mia versione non c'erano le lamette, ma qui trovate anche le lamette oltre al manico e alla testa. Non avendo le lamette, ho scelto io di utilizzare delle Gillette Platinum, queste qui. Quindi ci utilizziamo le Gillette Platinum, che sappiamo benissimo essere delle ottime lame. Intanto io tolgo di mezzo un po' di confezioni. Dice, ma perché ti fissi a portare le confezioni? Perché ragazzi, io conservo tutto in maniera abbastanza attenta, diciamo, quasi maniacale, no? Da super nerd, da super appassionato, quindi ogni cosa io poi la vado a rimettere nella sua confezione originale. Allora, il Roman Empire Cesar, come avete visto, io ce l'ho con nella variante, con il manico canna di fucile, un manico che mi è piaciuto tantissimo perché è pesante e corto, quindi ottimo per avere il massimo controllo durante la nostra rasatura. Se siete d'accordo con me, lasciate un like. Se non siete d'accordo con me, lasciate un like a quelli che non sono d'accordo. Quindi, insomma, in tutti i casi, lasciate un like a questo video. Allora, dai, montiamo la lametta in maniera molto veloce. Il Roman Empire con le Gillette Platinum, eccolo qui. Io credo che questo sia un ottimo rasoio per tutti coloro che vogliono iniziare la rasatura, perché è al pari del King Cap Gillette, al pari dei vari D89, R89. Veramente a me è piaciuto come si è comportato. Utilizziamo come pennello un Omega Evo, che sto strizzando, un Omega, eccolo qua, un Omega Evo nella versione simil marmo. Questo è uno dei pennelli più belli probabilmente che ho in collezione. E andiamo a fare il montaggio direttamente in viso, ok? Quindi oggi andiamo a fare una rasatura un po' più velocina, un montaggio all'italiana, e andiamo subito ad immergerci nei profumi speziati e legnosi della Proraso Wood & Spice. Allora, innanzitutto andiamo a reidratare velocemente il viso. Il barba avrà fatto il suo corso, ma non lo andiamo ad eliminare, naturalmente andiamo solo a reidratare il viso, lo lasciamo lì. Ecco qua, vedete, viso reidratato, il prebarba è rimasto, non voglio assolutamente portarlo via, e ci andiamo a mettere un paio di centimetri di sapone direttamente all'interno, eccolo qua, del ciuffo del pennello. Una crema che mi aspettavo un po' più tosta, un po' più rigida, invece no. Ok, andiamo a mettere anche questo qui un po' che era rimasto. Adesso andiamo un po' a mescolare il tutto all'interno del ciuffo. Intanto un rigolino d'acqua che sta scendendo qui sul corpo. Mi sta emozionando tutto. Allora, eccolo qua, questo ce lo andiamo adesso un po' così a impastare all'interno del ciuffo per bene. In questo modo lo facciamo anche un po' già schiumare. Ok, vedete qui, facciamo in questo modo qui,
so se anche voi utilizzate questo metodo, oppure se una volta inserita la crema all'interno del ciuffo poi ci andate subito il montaggio in viso. Io preferisco prima iniziare in questo modo. Quelle poche volte che faccio montaggio in viso, perché non lo faccio spesso, avete visto che io sono una persona che predilige la ciotola. L'acqua è praticamente scolata via tutta, quindi ce l'andiamo poi ad aggiungere successivamente. Sicuramente questo, e ho visto che è una crema molto morbida, quindi non so di quanta acqua potrà aver bisogno. Allora, il pre-barba è stato molto più forte come profumazione rispetto al sapone. Ma molto più forte. Vediamo adesso se ci aggiungiamo un po' di acqua calda, se invece si andrà a sprigionare molto di più la profumazione di questa Wood & Spice. Una crema, come vi dicevo, per specifica per utilizzo autunnale, invernale. Ecco, magari ci aggiungiamo adesso un po' di acqua calda. Molto di più, sì, adesso molto di più. Allora, la prima cosa che mi viene in mente, perché intanto sto pensando alle sensazioni, cosa sto sentendo quando utilizzo una crema particolare come questa, che ha una profumazione speziata e legnosa. Innanzitutto, effettivamente, ci si immerge, ma veramente ci si immerge, nelle note. Da prima speziate, perché sono quelle che salgono più sul naso, e poi questa passeggiata nel bosco dove sentiamo i legni del cedro, del sandalo. Ma non uno scherzo, è veramente tanto forte, è veramente pungente, ed è una fragranza che resta permanente quasi nel naso. Non uno scherzo. Ai tratti può veramente essere quasi esagerato, quasi troppo. Immagino cosa possa essere la colonia. So che tanti di voi la utilizzano, quindi scrivetemi nei commenti, lasciate qualche vostro parere, se effettivamente le sensazioni che io sto provando sono anche quelle che avete provato voi, e cioè di una fragranza che difficilmente sparirà dal viso nelle prossime ore. Proprio difficilmente. Anche perché il balsamo ho visto che è fortissimo anche lui. Io ci aggiungo un altro pochino di acqua, ragazzi, e poi iniziamo, perché comunque ho visto che è una crema che ha un montaggio molto veloce. Avete visto che questo Omega Evo Merbol Il Duca ha montato in maniera veloce e pressoché perfetta il sapone. Guardate qui che insaponata bella precisa che ci ha regalato. Ok, e io direi a questo punto che possiamo anche iniziare. Quindi prendiamo lo Cesar di Roman Empire, armato con le gilette Platinum, e solamente utilizzando il peso del rasoio andiamo a vedere come si comporta sulla barba. Una barba corta, una barba di pochi giorni. Beh, niente male. Adesso mi ero quasi abituato a fare la barba settimanalmente, quindi, no? Quando ti abitui poi le sensazioni quasi cambiano. Avete visto, la scorrevolezza è ottima,
E ogni volta che io sciacquo il rasoio con l'acqua calda, e poi il rasoio passa in viso, l'acqua calda va a far sprigionare ancora di più la profumazione di questa Wounded Spice, che è veramente fortissima. Gillette Platinum, sempre ottime lamette su tutti i rasoi dove le ho provate, sono sempre comportate bene. Ok, direi che la nostra prima passata è terminata, abbiamo bisogno sicuramente di una seconda, non siamo andati così tanto in profondità con questa prima tranche della nostra rasatura. No, quindi andiamo a reidratare il viso e poi procediamo con la seconda insaponata. Anche durante il risciacquo si sente fortissima questa Wounded Spice in viso. E non vi nascondo che io non sapevo se mi sarebbe piaciuta o meno, perché di solito queste profumazioni così forti, invernali, speziate, come per esempio quelle tabaccose, chiamiamole così, a me non piacciono tantissimo. Invece devo dire che questa risulta molto piacevole. Molto piacevole, non solo, la rasatura è anche gradevole e piacevole. Il rasoio scorreva davvero che era una bellezza. Un po' come quando utilizziamo, che so, la Azure Lime. Più o meno, ho visto che la meccanica, almeno mi sembra simile. Molto. Ma la profumazione di questa è molto più forte rispetto alla Azure Lime, assolutamente. La Azure Lime in confronto sembra quasi la Praso Bianca, se la mettiamo in confronto a questa. Invece continua a piacermi questo rasoietto non è per nulla male. Perfetto, in due passate si riesce ad ottenere il risultato che vogliamo. Credo che stando in silenzio lo sentite cantare, no? Il rasoio. L'ho sentito come gratticchia sulla pelle, però ho portato via tutto. Con il Roman Empire riesco ad arrivare facilmente nella zona sotto le narici. Ok,
Abbiamo zone da rifinire? No, non mi sembra. Perfetto. Davvero una rasatura piacevole, davvero una rasatura profonda con il Roman Empire, le Gillette e questa Wood & Spice che, come vi dicevo, si amplifica la sua profumazione utilizzando un'acqua ben calda. Molto molto forte, rimasta sulle mani, rimasta sulla faccia in maniera veramente accentuata. Adesso ci innamora. Risciacquare, acqua tiepida, tenente al freddo, e poi passiamo all'aftershave in balsamo. Prima dell'aftershave, prima del balsamo, visto che la rasatura di oggi è stata molto profonda, voglio utilizzare la pietra di allume. Se eventualmente non volete utilizzarla perché vi secca un po' la pelle, effettivamente non usatela, perché so che la pietra di allume non piace a tutti, però per esempio nel mio caso oggi ho avuto qualche piccolo red point sul collo, credo che sia utile poterla utilizzare anche per andare a disinfettare e tamponare i red point. Infatti l'allume oggi un po' si fa sentire, perché come vi dicevo siamo andati davvero in profondità con questo rasoietto di Caesar di Roman Empire e con le Gillette Platinum. La pelle è chiaramente liscissima, abbiamo raggiunto il BBS, ma un po' di irritazione, vedete, si è creata soprattutto sul collo. Dopo il risciacquo del viso posso assicurare che è rimasta tranquillamente la profumazione molto forte della Wood & Spice, che devo ammettere di poter promuovere perché mi è piaciuta, ed è un po' strano, no? Perché no, non sempre a me piacciono queste profumazioni così forti, però in questo caso va veramente bene, mi piace, come profumazione invernale e autunnale è veramente buona, quindi vi ringrazio per avermela consigliata e per avermi chiesto di provarla qui sul canale, perché veramente può essere un kit che merita, anzi spero di riuscire a trovare il kit per lasciarvi il link in descrizione, altrimenti vi lascerò i prodotti in maniera singola se volete provarla anche voi. Sono soprattutto curioso di provare il balsamo, perché i balsami di Proraso secondo me sono ottimi. E la sua formula rigenera a fondo la pelle dopo l'azione profonda del rasoio. Gli attivi idratanti e nutrienti rendono la pelle più elastica, liscia e morbida, quindi credo che sia, che faccia proprio al caso suo l'utilizzo dopo la rasatura di oggi, dove, come vi dicevo, un po' di irritazione sul collo l'ho avuta dovuta alla anche quasi eccessiva profondità di questo rasoietto, che in realtà non gli darei quasi non gli possiamo dare, boh, non lo so, quasi 2 lire, visto che con 9 euro riusciamo a comprare il rasoio più la mette. Invece avete visto con le Gillette Platinum quanto siamo andati in profondità. Ok, andiamo a risciacquare l'allume e poi passiamo finalmente al balsamo aftershave. Lo posso assicurare che nel caso della rasatura di oggi l'utilizzo della pietra di allume è stato un vero toccasana. È andato un po' a rinfrescare, a disinfettare, a chiudere per bene i pori, utilizzando anche l'acqua fredda chiaramente, dove siamo andati un po' a creare i red point, e quindi mi è passato subito tutto all'istante. Andiamo a provare adesso questo balsamo, al quale mi aspetto quasi dei miracoli, perché la profumazione è fantastica. Ecco qua, si stende in maniera facilissima e va a riprendere in maniera più leggera, molto più leggera, la profumazione della crema, del sapone che abbiamo utilizzato. Ne voglio mettere un altro goccino e terminiamo la rasatura di oggi. Allora, nel complesso, il prodotto che ha avuto il profumo più forte, più persistente e che più sottolinea l'essere speziata e legnosa questa fragranza è stato il pre-barba che aveva anche quella punta mentolata, come abbiamo sentito, quando io ho mentolato nella
nel sapone e la crema non l'ho sentito tantissimo quanto invece durante l'utilizzo del prebarba. Balsamo è molto buono, non è tanto oleoso, si asciuga in un istante in viso, quindi è veramente piacevole da utilizzare. Il balsamo veramente lo consiglio, questo balsamo è veramente fantastico. La crema mi è piaciuta, se vi piacciono le profumazioni forti, persistenti, molto pungenti, ve la consiglio. Il prebarba mi è piaciuto tanto, anche se l'utilizzo del prebarba, come abbiamo visto, è abbastanza relativo, no? Perché alla fine basta radersi dopo la doccia, utilizzare una sauna fasciale, utilizzare qualsiasi altro prodotto che può andare ad ammorbidire la pelle, la barba, e prepararla per la pasta. Insomma, prebarba un po' relativo. Una buona insaponata sappiamo benissimo che e si può dire metà della rasatura. Il rasoietto di Roman Empire si è comportato bene sia con la barba lunga sia con una barba corta di pochi giorni, e le lamette Gillette Platinum su questo rasoio si sono rivelate essere molto profonde. Quindi nel complesso un kit che riesce a radere veramente veramente bene, lasciare una buona profumazione, lasciare anche la pelle molto morbida ed elastica. Come sempre, spero che questo video possa esservi piaciuto ed eventualmente possa esservi stato utile se stavate pensando di scegliere la Wood Spice come crema, una crema che effettivamente vi consiglio. Un like, lo sapete, dai, è sempre gradito, e se condividete il canale dove sono invece, vi ricordate come sempre di iscrivervi e di attivare la notifica della campanella per non perdere l'uscita dei prossimi video. Tutti i link li trovate poi qui sotto in descrizione, soprattutto quelli del gruppo Telegram, dei canali social ed anche dei prodotti che abbiamo utilizzato. E a me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un buon proseguimento qui su YouTube e darvi un mega abbraccio. Ciao a tutti, dal vostro Bruno.